Bravo sei. In silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi, come sempre un bel mi piace, arriviamo a 500 perché vi devo dare un sacco di belle notizie in questo video. Iscrivetevi se siete nuovi, oggi come sempre 13:30 vi aspetti live piattaforma Viola, giocheremo insieme. Ah, a proposito ragazzi, ieri abbiamo fatto live su Blackout e Black Ops 4 perché come sapete è gratis grazie al PSN di lui. Adesso ne parlerò anche nel video. Fammi sapere se oggi continuiamo con un'altra bella live su Blackout. Ieri abbiamo giocato sia Alcatraz che ovviamente la mappa della Battle Royale di BO4. Inoltre vi ricordo in descrizione tutti i miei link dei social più il codice sconto se volete regalare un controller che potrete settare in ogni minimo aspetto, colori, palette, quello che volete voi, PS4, PS5 ed Xbox. Ma partiamo subito perché secondo quanto riportato dal Noti Insider MW2G, l'interfaccia utente di gioco, quindi l'HUD del titolo, quindi parliamo di Call of Duty Vanguard, di WW2 Vanguard secondo appunto le indiscrezioni, sarà molto simile a quella vista su Call of Duty WW2. Quindi facendo un rapido recap, attualmente le notizie più importanti sul nuovo Call of Duty 2021 sono: Treyarch starebbe aiutando la Sledgehammer Games nella modalità cooperativa che sembrerebbe essere una modalità zombies, che però sarà slegata in termini di trama e di easter egg rispetto a quella di Cold War, questo sempre secondo le indiscrezioni. In Code 2021 troveremo appunto un sacco di mappe di WW2 in versione rimasterizzata nel corso appunto del suo anno di sviluppo, l'interfaccia utente molto simile a quella di WW2 e il ritorno della sezione, in qualche modo così avevano detto gli insider, del quartier generale, quella funzionalità veramente molto carina dove potevamo fare i contratti, dove si andava a prestigiare, dove c'era appunto la possibilità di fare anche scontri con gli avversari e soprattutto di testare le armi nel poligono di tiro. Vi stavo dicendo ad inizio video del discorso di Black Ops 4. Bene, da ieri è disponibile gratuitamente per i possessori del PlayStation Plus, grazie e tramite ai giochi di luglio del PlayStation Plus, Call of Duty Black Ops 4. Quindi avrete la possibilità di prendere gratuitamente questo titolo della Treyarch, gioco che ovviamente contiene, oltre ovviamente a multiplayer, zombies e via dicendo, anche la Battle Royale dentro. Molti di voi neanche lo conoscono, molti di voi neanche hanno mai visto il Blackout, perché infatti ieri live molti mi hanno chiesto che gioco è, che modalità fosse e via dicendo. Per quello vi stavo dicendo, se oggi ci vogliamo fare un'altra seconda live, se ve lo scaricate ovviamente per i possessori di PlayStation, che così oggi vi invito e proviamo bene un altro po' quelle belle partite su Blackout. Quanto mamma mia ci ho giocato e quanto l'avevo livellato. Come sapete ragazzi, non manca tantissimo all'arrivo della Season 4 Reloaded, dell'S4R se vogliamo dirla così. Molto probabilmente l'arrivo è previsto per la prossima settimana, adesso vi darò maggiori informazioni, ma intanto vi posso riportare tutte le novità in arrivo e tutte le novità mancanti che devono appunto essere rilasciate. Innanzitutto arriverà la nuova mappa zombies Mauer der Toten, arriverà una nuova mitraglietta, una nuova SMG chiamata OTS-9 e ovviamente arriverà la nuova arma corpo a corpo, la mazza per Warzone, mazza ragazzi che se ben vi ricordate era stata rilasciata a fine season 3 per Cold War, stranamente una delle poche armi che è arrivata per Cold War e non contestualmente anche all'interno di Warzone. Ci sarà il nuovo operatore Weaver, la nuova modalità Payload per Warzone di cui vi avevo parlato nei giorni passati, quindi una modalità a 40 giocatori, ricorda un bel po' la modalità di Battlefield. Ci sarà la nuova modalità Cattura la bandiera per il multiplayer, inoltre nel multiplayer troveremo una nuova mappa che è Rush, direttamente sempre appunto dalla saga di Black Ops. Queste le novità più importanti, soprattutto che si possono estrapolare dalla roadmap del gioco. Il celebre analista invece Daniel Amada ha svelato che Activision Blizzard avrebbe acquistato una quota pari all'11,6% all'interno dei Play Studios per circa 100 milioni di dollari. La Play Studios, per chi non la conoscesse, è uno sviluppatore indipendente di giochi ed una piattaforma che si concentra sui giochi da casinò, giochi casual e social
social, principalmente per dispositivi mobile. Quindi continua l'investimento da parte di Activision Blizzard appunto in questo settore dopo il grandissimo successo di Call of Duty Mobile. Vi stavo parlando di una delle novità più importanti di questa Season 4, che sarà l'arrivo della nuova mappa ambientata a Berlino di Mauer der Toten. Bene, la Treyarch ha svelato proprio ieri sera addirittura la nuova Wonder Weapon, che arriverà contestualmente con la nuova mappa Zombies. Sembrerebbe che, come si può vedere dalle immagini, avrà diverse combinazioni. Vi faccio vedere anche in anteprima i nuovi bundle in arrivo questa settimana, di cui uno avevo già mostrato appunto il video. La prima, che è la Gilded Age 5 Reactive Bundle con il KSP animato, quindi questa arriverà in corso della settimana. Poi ci sarà la Workout Plane Bundle e il Tracker Pack Road Mongrel Mastercraft Bundle. Questi saranno i tre bundle, ragazzi, disponibili durante la settimana. Poi nel corso di questi giorni vi terrò aggiornati su prezzi, vi farò vedere i bundle in anteprima. Quello che mi preoccupa molto è il Gilded Age 5. Se ben vi ricordate, nei giorni passati era stato mostrato appunto dall'insider Elvis Cod che quest'arma, che è il KSP in versione oro, quella principale, perché ce ne sono due di varianti all'interno del gioco, ha un'animazione appunto con dei puntini viola, dei puntini rosa, quindi quasi una variante epilettica. Ora è da capire se era stato appunto un bug perché era stata estrapolata dai file di gioco, oppure proprio così, e speriamo che l'abbiano fissata, perché ragazzi, sia per chi gioca sia per chi vede praticamente uno con questo bundle, sembrerà proprio che ha un semaforo, un qualcosa per attirare l'attenzione, come se avesse un faro che chiama tutti quanti all'interno della mappa. Oggi molto probabilmente vi pubblicherò nell'arco della giornata il video su Instagram, che così ve lo potete vedere. Poi domani ve lo mostrerò anche sul mio canale YouTube. Il tempo oggi di preparare la notizia. Altra notizia molto importante: ieri sera sono stati annunciati i doppi punti Battle Pass, che si attiveranno alle ore 19 del 9 di luglio fino alla stessa ora del 12 di luglio. Doppi punti Battle Pass che ovviamente si potranno utilizzare sia sulla Battle Royale, sia su Warzone che su Cold War. Mentre per quanto riguarda, come vi stavo dicendo in corso di video, la data di rilascio della Season 4 Reloaded, non si sa ancora la data di rilascio. Molto probabilmente è la prossima settimana, o martedì o giovedì. Poi durante questi giorni vi farò sapere nello specifico. Cosa molto importante: questa settimana molto probabilmente sarà anche rilasciato, e ve ne parlerò anche domani, il trailer di Mauer der Toten, il primo trailer, il primo teaser trailer della nuova mappa Zombies, perché la Treyarch sul blog ufficiale ha dato un indizio di seguire costantemente i propri social, perché arriveranno notizie molto importanti su questa mappa nell'arco della settimana. Torno a ripetervi, ancora non so se sarà l'ultima mappa, perché molti mi chiedete se era vero il rumors che a settembre non ci sarà un'altra mappa Zombies. Vi terrò aggiornati, perché molti insider parlavano della possibilità di spostare l'ultima mappa di Zombies di Cold War a novembre per il rilascio appunto di Vanguard. Vi terrò aggiornati anche su questo aspetto. Questo era tutto quello che volevo dire nel nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi se siete nuovi, vi aspetto oggi 13:30 live piattaforma viola, così giocheremo insieme, mentre con me appuntamento qui su YouTube domani ore 7 con un nuovo TG Cod.